54% dei lavoratori svantaggiati di cooperative sociali che vi erano stabilmente inseriti è sospeso dal lavoro e attualmente si trova in cassa integrazione o strumenti analoghi. Nella maggior parte dei casi parliamo di lavoratori con disabilità cognitiva e problematiche di salute mentale. Per essi il lavoro è uno strumento di inserimento che li sostiene anche sul piano terapeutico, dice Luca Fontana, presidente di Federsolidarietà FVG, che riunisce le cooperative sociali aderenti a Confcooperative. Intanto, nei giorni scorsi, l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi ha annunciato lo sblocco dei contributi alle cooperative sociali previsti dalla legge regionale 20/2006. Quasi 1 milione di euro per 88 progetti che hanno coinvolto 502 lavoratori svantaggiati. È una notizia che accogliamo con soddisfazione perché rappresenta il riconoscimento dell'importanza di un welfare innovativo, evidenzia soddisfatto Luca Fontana. Per il futuro servirà un tavolo permanente regionale che definisca le linee guida di un nuovo welfare per tutelare la fragilità delle condizioni di maggiore svantaggio in un costante confronto con il terzo settore.